Cercate piuttosto il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Le parole di Gesù, cercate piuttosto il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta, sintetizzano perfettamente il modo in cui noi siamo chiamati a vivere la nostra vita, con il cuore fisso al regno di Dio. Il regno non è un qualche terra lontana che noi speriamo di raggiungere o uno stato ideale delle cose. No. Il regno di Dio è prima di ogni altra cosa la presenza attiva dentro di noi dello Spirito di Dio, che ci dà la libertà che noi veramente desideriamo. E allora la domanda fondamentale diventa questa: come fare a stabilire il nostro cuore nel regno di Dio, soprattutto quando esso è distratto da mille preoccupazioni? In un certo qual modo è necessario un cambiamento radicale del cuore, un cambiamento che ci permetta di sperimentare la realtà della nostra esistenza dal punto di vista di Dio. Un giorno assistetti a un mimo in cui un uomo faceva di tutto per aprire una delle tre porte della stanza in cui si trovava. Spingeva e tirava le maniglie, ma nessuna delle tre porte si apriva. Poi prese addirittura a calci i pannelli di legno della porta, ma non si rompeva. Alla fine si gettò con tutto il peso del corpo contro le porte, ma nessuna di esse si mosse. Era uno spettacolo ridicolo, anche se molto divertente. L'uomo era così concentrato sulle tre porte chiuse da non accorgersi nemmeno che alle sue spalle la stanza non aveva la parete e quindi lui poteva benissimo andarsene solo che si fosse voltato a guardare. La conversione è soprattutto questo: voltarsi dietro per accorgersi che non siamo prigionieri come crediamo di essere. Dal punto di vista di Dio, spesso noi siamo come quell'uomo che si sforza di aprire la porta chiusa della sua stanza. Ci preoccupiamo di molte cose e addirittura preoccupandoci ci facciamo del male. Dio dice: voltati indietro, cerca innanzitutto il mio regno. Io ti do tutta la libertà che desideri. Buona giornata a tutti.